C'erano una volta due vecchietti molto poveri. Non avevano figli e riuscivano a stento a sbarcare il lunario con i loro miseri guadagni. Il vecchio lavorava in una raffineria e dal bitume ricavava la pece e invece la vecchia filava il lino a casa. Il denaro bastava loro soltanto per procurarsi da mangiare. Un giorno la vecchia chiese al vecchio: «Mi faresti per favore un vitellino di paglia impregnato di pece sui fianchi?» «A che diavolo serve una cosa così?» si meravigliò il vecchio. «Lo vedrai, allora lo fai o no?» Il vecchio, indulgente verso l'indole capricciosa delle donne, non volle discutere e costruì il bizzarro animaletto senza chiedere ulteriori precisazioni alla moglie. Il mattino seguente la vecchia prese il vitellino e il lino da filare e andò a lavorare nel prato. Disse che voleva far pascolare la bestiola. Infatti mise il vitellino in mezzo all'erba, si sedette all'ombra ai piedi di una collinetta e iniziò a filare il lino, canticchiando: «Pascola, pascola, vitellino, mentre io filo il lino.» E dopo un po' si addormentò. A un certo punto dal bosco sbucò fuori un orso, scorse il vitellino e gli si avvicinò. «Tu chi sei?» gli chiese. «Sono il vitellino di paglia impregnato di pece.» «Oh, magnifico! Dammene un po' per chiudere la ferita sul mio fianco», esclamò l'orso e senza pensarci due volte posò la sua zampa pesante sul vitellino per prelevare un po' di pece, ma la zampa si incollò. L'orso tirava e sbuffava, ma non c'era verso che riuscisse a staccarla. Intanto la vecchia si svegliò e vide il suo beneamato vitellino in cattive acque, sbattuto a destra e sinistra dall'orso, sempre più adirato di non poter ritrarre la sua zampaccia. Corse a casa e pregò il vecchio di andare a salvare il vitellino. Il vecchio accorse, liberò la zampa dell'orso e lo rinchiuse in cantina perché non combinasse altri guai. Il mattino dopo la vecchia andò di nuovo a filare nel prato, portando con sé il vitellino. «Pascola, pascola, vitellino, mentre io filo il lino», canticchiava filando e dopo un po' si addormentò. Questa volta dal bosco arrivò il lupo. Anche lui, come l'orso, chiese un po' di pece e nell'atto di prenderla dal dorso del vitellino vi rimase attaccato e i suoi ululati svegliarono la vecchia. La vecchia corse a chiamare il marito che catturò il lupo e lo chiuse in cantina. Il giorno dopo il vitellino attirò una volpe cui toccò la stessa sorte dell'orso e del lupo, e il giorno dopo ancora in cantina finì catturato un bel leprotto. Il mattino seguente l'orso, rizzandosi sulle zampe di dietro e sbirciando dal finestrino della cantina, vide il vecchio seduto in cucina che affilava un gran coltellaccio. «Perché affili quel coltello?» chiese l'orso con un certo tremito nella voce. «Per fare due bei cappotti con la tua pelliccia, uno per me e uno per mia moglie.» «Oh no, no, senti, liberami piuttosto. Io ti porterò un favo di miele tutti i giorni.» «Va bene», disse il vecchio e liberò l'orso. Dopodiché si risedette ad affilare il suo coltello. Il lupo salì su una cassetta di frutta vuota e si sporse dal finestrino della cantina. E vedendo il vecchio con quel coltello in mano, si spaventò a morte.
come mai affili quel coltellaccio vecchio?» chiese facendo la voce da duro. «Voglio fare con il tuo pelo due bei colbacchi, uno per me e uno per mia moglie.» «Oh no, no, senti, liberami piuttosto, io ti porterò un gregge di pecore.» «Va bene», disse il vecchio e liberò pure il lupo. Dopodiché si rimise ad affilare il coltello e allora fu il turno della volpe. Si arrampicò sul davanzale del finestrino e chiese: «Cosa vuoi fare con quel coltello, vecchio?» La volpe già sospetta la risposta e infatti il vecchio disse che voleva fare un bel collo di pelliccia da regalare a sua moglie, ovviamente un collo di volpe. «Oh no, no!» esclamò la volpe. «Piuttosto liberami, ti porterò oche e galline a volontà.» «Va bene», disse il vecchio e liberò anche la volpe. Dopodiché riprese ad affilare il suo coltello, fin tanto che puntuale gli giunse la voce tremante del leprotto, che gli chiedeva: «Perché affili quel coltello? Non è già abbastanza tagliente?» «Deve tagliare alla perfezione, perché con il tuo pelo vorrei fare un paio di guanti caldi per la mia vecchia.» «Oh no, no, liberami piuttosto, ti porterò nastri, perline, orecchini, collane, la tua vecchia sarà ancora più contenta.» «Va bene», disse il vecchio e liberò anche il leprotto. Alla sera i due vecchi andarono a riposare presto e dormirono della grossa. Verso l'alba sentirono qualcuno bussare alla porta. «Là fuori c'è qualcuno? Vai a dare un'occhiata», disse la vecchia. Il vecchio si alzò, prese la lanterna e uscì e vide la sagoma dell'orso che stava allontanandosi nel bosco dopo aver depositato ai piedi della porta un'intera arnia con le api. Il vecchio contento rientrò, ma non appena si ricacciò nel letto sentì nuovamente bussare. Questa volta era il lupo che gli consegnava un gregge di pecore che venne rinchiuso nel cortile. Dopo fu la volta della volpe con il suo seguito di oche e galline e del leprotto che arrivò svelto reggendo tra le zampe uno scrigno zeppo di nastri, perline, orecchini, bracciali, pendagli e collane. I due vecchi furono felici, vendettero alcuni dei doni portatigli dagli animali, comprarono un paio di buoi e un paio di carri e il resto lo tennero per consumarlo poco a poco. Il vecchio smise di fare la pece e divenne un kamak, uno cioè che trasportava sui suoi carri il sale del Mar Nero, una merce molto richiesta e profumatamente pagata, così che lui e la moglie poterono vivere a lungo senza preoccupazioni. La vecchia non ebbe più bisogno di filare il lino e non dovette più portare il vitellino di paglia al pascolo. Affinché però non si sciogliesse del tutto sotto il sole, lo portò in casa, lo mise in un angolo fresco e riparato della cantina e lo tenne lì come portafortuna.